occupanti adesso? Allora, noi, io sono un operaio Alcoa, dal 2009 circa in piazza per... all'inizio era per salvare la nostra fabbrica, purtroppo il governo centrale ha deciso che l'alluminio in Italia non può essere più prodotto, hanno dato modo alle multinazionali come Alcoa di fare ciò che vogliono, ormai vige la legge dei banchieri, non vige più la legge dei diritti, diritti all'operaio, diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa, ormai siamo quasi in uno stato di dittatura. Noi nell'ultima manifestazione tenutasi a Carbonia, purtroppo nella presenza dei ministri sono successe cose anche un pochettino antipatiche, però purtroppo da noi, dalle nostre parti, il clima ormai è troppo esagitato, tant'è che il nostro caro amato Bersani quest'oggi ha pensato bene di saltare la tappa del Succis Iglesiente, che rappresenta una delle vertenze più calde non solo della Sardegna ma anche dell'intera Italia, perché se tutta Italia conosce il Succis Iglesiente lo deve soprattutto questi operai che oggi sono venuti un gruppo in rappresentanza anche degli altri. Sono scorcettato quest'oggi perché io oggi mi sono presentato, come vedete, senza casco né niente, e da libero cittadino, in quanto avente diritto, volevo partecipare al convegno di Bersani per sentire le parole che aveva da dire in questo momento così di crisi, ma una volta arrivato all'ingresso le forze dell'ordine mi hanno chiesto i documenti in quanto facevo parte del gruppo Alcoa, così detto gruppo Alcoa, mi hanno impedito di entrare. Ormai diciamo che nel nostro gruppo Alcoa è stata chiusa un pochettino i rubinetti, ormai sta diventando sempre peggio. Vedere tutta questa gente che ancora crede che Bersani possa dare delle risposte quando è quello che ha votato ed appoggiato il governo Monti, con tutte le manovre di austerità che ha fatto sia per la scuola che per il lavoro, insomma hanno creato volontariamente un casino talmente tanto grande che non penso che si risolverà bene, purtroppo, perché una volta che il popolo non mangia, purtroppo il popolo scende in piazza. Si tratta soltanto di attendere quando tutti capiranno, comprese queste persone che ancora credono che esistano dei partiti, perché i partiti in Italia purtroppo sono governati e hanno dei problemi radicati al loro interno, legati da decenni di politiche sbagliate che purtroppo ora, arrivati al punto zero, non sono più in grado di gestire. Ma i partiti hanno abbandonato il territorio nel Sulcis, sono responsabili anche di un certo tipo di svuotamento del territorio e di un impoverimento di quel territorio, no? Sì, perché ti dico solo che l'Alcoa è nel Sulcis da circa 20 anni, poi anche 25 anni, e quindi in 25 anni sono passati anche diversi governi. Il problema dell'energia, che è il nostro problema fondamentale, non è mai stato risolto. Volontariamente, perché non ci vuole nulla, come è successo in altri paesi europei, a raggiungere un accordo bilaterale con l'Enel, ma questo in Italia purtroppo non viene fatto, perché anche lì la stessa Passera, che è il ministro dello sviluppo, ha più interesse a difendere quello che è il suo orticello, che significa le banche, eccetera, eccetera, che è alzare e pensare il mio interesse. Questa è la verità. Cioè, qua stiamo parlando di cose veramente grandi, che si parla di Goldman Sachs. Io invito tutti a cercare la storia di Alcoa a livello mondiale. Alcoa a livello mondiale ha creato delle disuguaglianze, è andato in paesi dove comunque c'erano delle certe situazioni, attraverso quasi accordi militari ha prodotto in cambio di lavoro per poi i suoi profitti, però in realtà non stava raggiungendo nulla. Poi quando hanno deciso di andarsene, hanno deciso di andarsene via dall'Europa e di localizzare tutto in Arabia Saudita. Questa Senti, parlaci un attimo delle prospettive che avete di lotta, anche come riuscire a metterci assieme, perché tu mi dici che noi in questo momento noi da subito la nostra lotta è stata contraddistinta dal fatto che noi abbiamo avuto il coraggio dal 2009 ad oggi di scontrarci diverse volte con la polizia, ma non è un vanto, perché scontrarsi con la polizia non può essere un vanto, perché alla fine stiamo parlando di operai contro operai. Il problema è che ora quello che sta nascendo ora in questi ultimi tempi è che chi sta decidendo per quanto riguarda le forze dell'ordine lo sta decidendo quasi in maniera dittatoriale.
come quello di oggi. È impensabile quello che sta succedendo, che un libro cittadino venga etichettato soltanto perché operaio Alcoa non partecipare a un congresso. Un congresso di partito, non di governo. Questa non è una sede ministeriale dove ci vuole un invito, questa è un'assemblea pubblica dove chiunque può entrare, e questa è la cosa assurda. Quindi tutto qua, vi ringrazio.